Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Giannina. Oggi vediamo come preparare una torta davvero particolare, la torta nido di Pasqua, una grande alternativa alla classica colomba pasquale. Si tratta di una deliziosa torta al cioccolato completata dal caramello salato. Con la ganache inoltre andremo a creare proprio l'effetto del nido di un uccellino, una cosa davvero bella. Inoltre questa torta è perfetta per chi ama il cioccolato, veramente il top! Adesso direi di iniziare! Iniziamo la ricetta facendo il caramello salato. Quindi in un pentolino mettiamo 100 g di zucchero semolato. Mescoliamo per qualche minuto, ossia finché non raggiungerà questo bel color cognac. Adesso c'è la parte più eccitante. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo 100 ml di panna fresca. La reazione chimica sarà molto voluminosa, quindi state sempre attenti. Appena il caramello inizierà a restringersi, aggiungiamo i semi di vaniglia, 65 g di burro e 2 g di sale. Mescoliamo bene finché tutti gli ingredienti saranno amalgamati. Infine trasferiamo in una ciotola, copriamo con pellicola alimentare trasparente e mettiamo da parte a temperatura ambiente. Nel frattempo ci occupiamo della torta al cioccolato e accendiamo il forno a 175 gradi statico. Mettiamo in una bowl capiente 210 g di farina 00, 75 g di cacao amaro, 100 g di zucchero semolato, 100 g di zucchero di canna moscovado, un cucchiaino colmo di caffè solubile, un pizzico di sale, i semi di vaniglia, 16 g di lievito per dolci e mescoliamo bene tutte le polveri. Poi aggiungiamo 2 uova, 80 ml di olio di semi di mais, 150 ml di panna fresca da montare e amalgamiamo bene tutti gli ingredienti. Quando saranno ben amalgamati, mescoliamo per 5 minuti. Dopodiché aggiungiamo 115 ml di acqua bollente. Si può notare dal vapore che si va formando lungo la boule. E continuiamo a mescolare per altri 2-3 minuti. Prendiamo una forma di ciambella in carta di 20 cm di diametro, ci trasferiamo l'impasto, livelliamo bene e cuociamo la torta per 35-40 minuti. Importante la prova a stecchino. Mentre la nostra torta cuoce, ci occupiamo della ganache. In una ciotola con 300 g di cioccolato fondente, tagliato a scaglie, mettiamo 150 ml di panna bollente. Mescoliamo bene finché otterremo un composto omogeneo. Lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Ecco qui la nostra torta. La lasciamo raffreddare 5 minuti nella forma, poi su una griglietta raffredderà completamente. Quando la nostra torta sarà ben fredda, con la coda di un cucchiaio di legno facciamo tanti buchi profondi lungo tutta la superficie della torta. Poi prendiamo il caramello che abbiamo trasferito in una sac à poche e riempiamo tutti i buchi creati in precedenza. Il caramello scenderà in profondità quando lo aggiungiamo, quindi per avere una stesura completa dovremo fare diversi giri. Fatto ciò, copriamo interamente la torta con la ganache, che nel frattempo è arrivata a temperatura ambiente. Lasciamo riposare la torta in frigo per 15 minuti. Poi, con la ganache avanzata, possiamo creare l'effetto del nido di un uccello. Facciamo delle linee abbastanza casuali lungo tutta la superficie della torta, un po' per ricordare proprio i rametti. Riempiamo con la panna metà del cavo centrale della nostra torta. E voilà amici, eccola qua! Guardate che bellezza! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meravigliosa torta!
Cosa posso dirvi? È una torta pazzesca! La torta al cioccolato è proprio fatta bene perché è cotta alla perfezione ed è umida al punto giusto. Il caramello salato si sposa benissimo con la torta e aggiunge quel pizzico di gusto salato in più. Poi c'è la ganache al cioccolato che va proprio a completare il tutto e a renderla una torta davvero golosa, soprattutto per gli amanti del cioccolato. Infine troviamo la panna, che aggiunge con la sua semplicità una nota di freschezza. Insomma, è una torta stupenda, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video finisce qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata! Ciao amici e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche!